Bentornato nel mio canale YouTube. Ti auguro una giornata favolosa. Qual è il tuo segno oggi? Guarda il video per chiarimenti. Oggi è lunedì 12 luglio 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Ariete. Antinomie celesti su di voi. Forze dal significato contrastante si alternano nel vostro cielo senza combattersi in questa caliente lunedì bollente, come la luna in leone, focosa quanto voi, ma umidificata dall'ingresso di Mercurio nel segno acquatico del Cancro. Potreste percepire questa nuova configurazione come umidità dell'aria, resa irrespirabile dall'afa, oppure come quella benefica e agognata, riscaldata dalla carezza del sole, dell'acqua di mare o di lago, ma potrebbe trattarsi anche di un bell'acquazzone, caldo sulla pelle come una doccia, in puro stile d'annunziano, che esalti i profumi della natura. Piacevolissimo farsi inzuppare in un crescendo di euforia e di voluttà sensoriali, occhi, naso, pelle, tutta allerta, a captare i sentori della natura, resi più intensi dalla pioggia, il suo rumore che dal gocciolio passa al muro d'acqua fino alla cascata, così forte da confondere i contorni delle cose. Stessa situazione nell'intimo quadretto delle vostre emozioni, tra pigre letture e profonde riflessioni. In un contesto troppo caldo e bagnato anche per praticare sport o per fare l'amore. Ma la carezza tenera e insinuante da vecchi amanti vi conferma la forza dei sentimenti. Una donna, benestante, ma falsa, imbrogliona, imbonitrice. Può essere un'amica, una parente, una collega, molti guai dipendono dalla vicinanza di questa donna. Mancanza di responsabilità, bilanci compromessi. Sperpero di denaro per una donna, prestiti non restituiti. Oggi potreste scoprirvi romantici e accorgervi che state facendo colpo su qualcuno, insistete moderatamente senza strafare. Usate cordialità nel rapporto con alcune persone importune. Gelosia a forza 9 oggi. Mantenete la calma e decidete di parlare con il vostro partner solo dopo aver ben esaminata ogni questione. Non siate impulsivi. Occhio a bollette. Multe, mutuo in scadenza in questo periodo, fate molta attenzione a che vengano pagate regolarmente. Occhio anche all'assicurazione dell'auto o della moto. Siete a buon punto in alcune cose che avete iniziato, coraggio, presto risolverete alcuni problemi e riceverete le dovute soddisfazioni. Siete sicuri che tutto vada per il verso peggiore? In questi giorni avrete dei cambiamenti significativi. Solo cercate di trovare le forze necessarie per decidere dei cambiamenti necessari. Oggi non fate frugare tra i vostri pensieri e le vostre cose le persone che vi circondano e che potrebbero essere invadenti. Non concedete loro di interferire con i vostri pensieri. Dedicati alla casa, alla famiglia, ai figli. Pianifica una giornata in compagnia dei tuoi cari. Evitate per oggi ogni gelosia e ogni possessività. Potreste avere qualche serio problema in famiglia o con il partner. Anche tra amici siate più rilassati e meno intransigenti, non è il momento di piangere sul latte versato. Accettate il presente e impegnatevi per cambiare le cose. In questa giornata avrete una prospettiva più completa della vostra situazione sentimentale, che in questi giorni vi ha provocato alcuni dubbi ed alcune incertezze. L'amore può farti sentire trasparente. Se il tuo partner o gli amici non ti danno tutta l'attenzione che vuoi. Non ti scoraggiare, è solo una situazione di passaggio. Se non vi sentite realizzati e la vita che vivete vi sta un po' stretta, non prendete vela con il lavoro o con il capo o con il professore di turno, dovete chiedere a voi stessi il perché di tanta riluttanza, senza coinvolgere chi non può capirvi. Sul lavoro rimandate le decisioni importanti a quando sarete più serene. Quadro dei transiti planetari abbastanza luminoso, con la luna leone costantemente amica del vostro segno e che fa balzare la vita familiare in primo piano. Questa posizione del luminare vi chiede di dedicarvi alle sorelle e ai fratelli, agli zii e ai nipoti, che sono tutte persone che vi vogliono bene. Perché sapete che un'atmosfera familiare serena è un ingrediente essenziale del vostro equilibrio psicofisico. Durante la giornata di oggi cercate di riposare. Dopo una settimana piena di problemi e discussioni è arrivato il momento di ritrovare la serenità. D'altronde la lunedì e il weekend servono proprio a questo.
cercate il chiarimento con quelle persone a cui tenete davvero, anche se dovete ammettere di aver esagerato. Cari Ariete, se nei giorni scorsi avete messo da parte l'amore, adesso potete recuperare. Sul lavoro, se avete tra le mani più possibilità di collaborazione, scegliete solo quella giusta. Più o meno ad un passo da voi, esistono parecchie opportunità, che non miglioreranno, se non ve ne prenderete cura. Dovete essere piuttosto decisi e non mettervi affatto in disparte, quando si tratterà di imboccare una strada. Al contrario, se non vi siete ancora fatti una idea, bisognerà mettersi in condizione di potersela fare, anche se questo dovesse voler dire abbandonare esperienze pregresse, piene di speranza. Luna rampante e passionale in segno di fuoco intrigono al vostro. Il conflitto però c'è e lo vivete non solo a causa di suo marito, il sole acquatico in cancro e quadratura, ma anche del piccolo Mercurio che proprio oggi lascia i gemelli frizzanti e comunicativi per tuffarsi accanto al padre sole lontano da voi. Risultato: grandi slanci emotivi che stentate a comunicare, vita interiore in aperto conflitto con le relazioni e gli stimoli della giornata. Amore ed Eros, in famiglia si parla molto, ma in realtà non ci si dice nulla, ciascuno resta alle prese con i propri problemi e i propri dubbi, ostentando un'allegria che non prova o al massimo vive soltanto a metà. Nei vostri figli intravedete il futuro, ma è alle vostre radici che la mente ritorna ripensando alla vostra infanzia, ai genitori e ai nonni, figure invecchiate o già uscite di scena, normale ruota della vita, ma vi scombussola sempre un po'. A pranzo da mammina o dalla suocera con prole al seguito, sperando che i vostri ragazzi non facciano disperare anche stavolta. Ci sono molte cose che vorreste cambiare o sistemare. Sentite il gran bisogno recuperare vitalità e la voglia di innamorarvi, che cresce di giorno in giorno, ne è una logica conseguenza. Il team Venere, Luna, Marte ancora per tutta questa giornata in Leone accende i riflettori sui rapporti affettivi autentici, facendovi allontanare dalla vostra tendenza all'avventura libera e a volte spericolata. Riscoprire i sentimenti profondi e genuini, è questo lo slogan che si scrive a chiare lettere nel cielo di questa vostra domenica. Sia che siete in un rapporto di lunga durata o se avete una relazione cominciata da poco, tutto l'Olimpo planetario vi richiede questa giornata un grande impegno. Lavoro e denaro, le proposte di svago sono parecchie, già in vacanza o solo fuori per il weekend, trasporti e vita sociale di possibilità ne avete parecchie, ma di fatto nessun vi intriga. Prevale la voglia di silenzio e completo relax, anche divertirvi vi costa parecchio. Perché vi ostinate a fare dell'impulsività la vostra caratteristica principale. Provate a pianificare il lavoro da fare e otterrete i risultati sperati in poco tempo e con minore difficoltà. Si innalza il livello delle vostre capacità di attivismo anche nella giornata di festa, Marte e Luna vi rendono una macchina produttiva inarrestabile, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 30 di marzo al 3 di aprile. Ma ricordatevi pure che non si vive di solo pane e sappiate staccare dal tran tran un poco, per riprendere energie e rilassare corpo e mente. Benessere, digestione laboriosa quando si pranza con la famiglia e qualcuno si fa in quattro per sciorinare tutta la propria scienza culinaria. Risultato incommiabile ma che pesantezza. La soluzione sarebbe alzarsi da tavola e andare a fare una passeggiata, anche se il sole forte incombe sulla testa, invece tra una chiacchiera e un drink vi trascinate così per tutto il pomeriggio. Almeno nel tardo pomeriggio potreste concedervi una mostra e stasera un cinema, altrimenti si addormenta anche il cervello. Non dovete consentire ai problemi o ai contrattempi che possono capitare durante questa giornata di distogliervi dall'obiettivo che vi siete dati, occuparvi con più impegno della vostra salute. Per lei, pomeriggio da sole in casa coi vostri figli, roba da impazzire. Non resta che attivare memoria e fantasia ed escogitare qualche nuovo gioco. Meglio, della vostra infanzia, abituati a giochi elettronici, si stupiranno, divertendosi un mondo. Per lui, parlate poco, ma questo non significa che il vostro mondo interiore sia piatto o scolorito, lei conosce bene la forza dei vostri sentimenti, in uno sguardo c'è già tutto. Colore delle emozioni, rubino. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti,
10, attività, 6, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.